E what a tutti ciurma e benvenuti da Gigrini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Bene ragazzi, la volta scorsa eravamo arrivati qua, stiamo cercando di accedere al midollo in qualche modo e dovremmo farlo ragazzi passando per questi disgustosi cunicoli. Infatti la prima cosa che Seb ha detto è stata: mazza e puzza, oh, c'è tanta puzza Seb, lo posso immaginare, guarda l'aria verde che gira qua intorno. Ok, tiriamo sta leva. L'acqua di fogna che se ne va. Ciao alla puzza, ciao alla puzza. Ok, questo ci piace perché possiamo avanzare anche da qua effettivamente. Ah, aspetta però. Bisogna tirare giù il ponte, ragazzi, scendendo qua sotto. La cosa non mi ispira molta fiducia, sinceramente parlando, però visto che è la cosa che dobbiamo fare, la faremo perché noi siamo coraggiosi, Seb. Vero Seb, non abbiamo paura di niente, Seb, ammazza che schifo. La sola idea di stare girando nelle fogne mi disgustano un poco, sinceramente parlando, eh. Per cui chiunque ci sia qua sotto abbia la decenza di farsi grandissimi fatti suoi. Sì, parlavo proprio con te, va bene, Seb. Mantieni l'arma alzata, che non si può mai sapere. Va. Ah, ecco, c'ho pure i proiettili pieni. Perfetto, qua. Non possiamo aprire, per cui direi che andrò direttamente di sopra. Bene, è stato facile, no? Troppo facile, oserei dire. Per cui, siccome questa cosa mi puzza tantissimo, non parlo soltanto della monnezza e della fogna che c'è qua sotto, parlo proprio della situazione in generale, farò finta di niente. Scusa, ma se sono arrivata dall'altra parte, no? Perché avrei dovuto abbassare il ponte? Effettivamente, se ci riflettiamo, cioè, che senso ha? Forse ci servirà più tardi, tipo a scappare da qualche mostruosità che ci inseguirà? Oddio, quello che vedo là dentro non mi piace per niente. C'è scritto grosso così pericolo. Volete davvero che io vada verso quella porta da cui sta uscendo del fumo sospetto? Già so che succederà qualcosa, ragazzi. Quindi questa è la fuga di gas, eh? Ah, è vero, noi abbiamo la maschera. Grazie, O'Neill. Non ce l'avrei mai fatta senza questa. Esatto, O'Neill. Oh mio Dio. Ragazzi, mi hanno messo la visuale in prima persona per forza. Oddio. È un labirinto. Wow, che gioia. Siccome il mio senso dell'orientamento è molto affidabile, direi che è fantastico Infidabile. infilarsi qua dentro. Guarda, quindi niente armi da fuoco. Ah, bene. Incoraggiante, allora qui dentro è. È pieno di gas, ragazzi, infiammabile. Per cui non potremo fare ricorso alle nostre armi da fuoco. E lì già c'è un caro amico. Anzi, dovrebbe essere una femmina, una cara amica che ci sta venendo incontro. Tu fai il tuo giretto di perlustrazione, mi raccomando. Ok, oh merda. Che c'è? Che? C'è un po' di tosse? Ti consiglierei un po' di aspirina e Fluimucil. Sai com'è? Questo è proprio il periodo di raffreddore, infatti si sente. Allora, sta cosa che ci hanno dovuto inserire per forza la visuale in prima persona, in qualche modo, non mi va molto molto a genio, perché magari chi non è amante della prima persona e ama gli horror, ecco, e ama gli horror in terza persona, magari potrebbe. Merda. Potrebbe trovare questa cosa fastidiosa. Vediamo se riusciamo ad ammazzarla silenziosamente, c'ho i miei dubbi. Ah! Ok, ecco fatto. Problema risolto. Tu stai ferma lì, eh. Capite che vi voglio dire, ragazzi? Cioè, magari qualcuno compra questo gioco proprio perché fa affidamento sul fatto che la visuale sia in terza persona, perché magari preferisce giochi con visuale in terza persona, soprattutto gli horror, magari. Quindi il fatto che adesso ci abbiano messo un tratto del gioco, non so se saranno più tratti del gioco in prima persona, magari potrebbe disturbare un po', non so se riuscite a capire quello che vi voglio dire. Comunque, chiudendo l'argomento, mi ha appena salvato la partita, che di solito non è mai un buon segno, direi di riconcentrarci sul gioco stesso. Io.
Lo gioco comunque, cioè a me non disturba più di tanto. Effettivamente parlando, il fatto che adesso mi abbiano messo la prima persona mi ha fatto strano, ecco, direi così. Quante belle genti che ci sono qua intorno. Ci sono anche i ratti, guardate un po' che roba. Posso aprirla sta porta? No, è chiusa. Una serratura elettrica. Guarda. Ok, devo seguire i cavi. Bene, quindi è qua che devo entrare, questo è chiarissimo. Oh, devo seguire i cavi. Chissà perché ho l'impressione che i cavi... Ah! Mi stanno portando verso il nostro amico vomito acido. Che gioia. Oddio, ora devo essere più spaventosi, ragazzi, che io abbia mai visto in tutta la mia storia da gamer. Ovviamente non è che ho giocato così tanti giochi horror da poter dire di averne visti tanti, Però... devo dire che mi inquietano un poco. Allora, qua c'è qualcosa. Ah! Cioè, mi sono spaventata talmente tanto che mi si è sturata la narice del naso. Ho detto tutto. Spacchiamo questa, la madunina. Finalmente abbiamo trovato una madunina, ragazzi. E al diavolo, al pezzo di merda che ha voluto far cadere il cadavere in quel momento proprio per far cagare addosso i poveri giocatori. Allora, non so se riuscirò a colpirlo silenziosamente, non ve lo assicuro. Fatto sta, merda, miseria, che non posso usare armi da fuoco. E questa cosa mi spaventa tanto, ragazzi. Questo che ci rende vulnerabili. Ecco, ecco qua. Adesso mi vedrà. Ah! Oddio, questa è prima persona. Fecca la mia paura. Corri. Ah, dove vado? Ah, dove vado? Ok, raga, io non so che fare. Anche perché dovevo seguire i cavi elettrici. E non so se... che c'è? Prendi, cos'è? Un fusibile? Ah, qua c'è... Ah! Ah! Minchia. Ah, mi stanzi qui. Giro giro tondo, è veloce sto pezzo di merda. Ah, colpisci lo Seb, colpisci. Oddio raga, no, comunque non si affrontano sti corpo a corpo così in prima persona, oh merda. E vabbè, sì, ma no, non si affronta, io ripeto, ragazzi, non si affronta, no. Cioè, guardate un po', ragazzi, com'è incasinata l'inquadratura. Sì, ma così non ci riuscirò mai. Non posso fare altrimenti. Cioè, non posso che usare il corpo a corpo. Minchia, continua a ritrovarmi la sua testa davanti agli occhi. E mori. Seb, no, vabbè, no, raga. No, sta situazione così non si affronta, Anche perché non mi rimangono tante bottiglie. Come faccio? Non muore. Che schifo, cavolo, che schifo. Ok, io continuo a dirlo, non si affronta sta roba. Vedete? Ho finito le bottiglie, ragazzi. Ah, no, no, non posso usare manco la balestra. Fantastico, proprio, molto incoraggiante, oserei dire. Cioè, ripeto, così il corpo a corpo non si affronta, ragazzi, Questo quanti ne attivava? Due, con questo e questo. Ok, ci siamo. Che funzioni. Speriamo di sì e speriamo di non ritrovarci un altro di questi maledetti schifosi. È stato bruttissimo, ma non tanto per il panico, certo, anche per il panico, ma perché la meccanica, ragazzi, del corpo a corpo vista così in prima persona è stata pessima. Adesso diciamoci la sincera verità. Ok. Sali, Ross. Questa maschera ha un odore terribile. Ah, oh, meno male, abbiamo finito la sezione del gas esplosivo. Perché già non la reggevo più, sinceramente parlando. Va bene, eccoci qua. Ah, oh, finalmente, uscita B2, ci dice lì, che è quella che dobbiamo trovare effettivamente. Che altre... Ehi, mi senti? Sono Watkins. Watkins, che c'è? Il collasso sta avvenendo più velocemente del previsto. Ah, ecco. Giusto dove dobbiamo andare. Quelle cose cercano di entrare. Aiutami. Bene, bene, benissimo. Giusto dove dobbiamo andare noi. Allora, qua c'è una siringa che non possiamo prendere.
della polvere da sparo, il borsone non possiamo aprirlo, questo tizio c'ha qualcosa, sembrerebbe proprio di no. Qua c'è qualcosa, sembrerebbe proprio di no. Controlliamo anche qua, che qua c'è un computer. Ok, quindi praticamente il loro obiettivo è quello di prendere, cioè, tutto all'interno dello stem, tutto il mondo. Che bella cosa, una follia assurda, voi state fora del cervello. E dove vado? Non so dove andare. Prendo il fucile e ti sparo in faccia. Ok, vediamo qua. Probabilmente dobbiamo andare, ragazzi, nell'altra porta. Però qua sembrano esserci delle scorte. Apriamo un po'. Roba che ci piace. Allora, qua abbiamo parti di armi. Qua abbiamo proiettili per fucile che ovviamente non possiamo utilizzare. Qua in mezzo alla monnezza c'è qualcosa. Sembrerebbe proprio di no. Qua invece sì, c'è un arpione, insomma un dardo per balestra che non possiamo prendere. Per cui sono venuta qua per tre parti pulciosi di armi. Per questo sono venuta? D'accordo. Lo accetterò e tornerò di sotto. Io mi devo ricordare, ragazzi, che c'ho anche l'altra pistola. Ok, che c'è il mirino. Vabbè che ci serve poco perché ho messo la mira automatica. Essendo, ragazzi, una pippa assoluta con la mira, direi che è stata la scelta più saggia. Va bene. Andiamo re qua. Vediamo un pochettino. Qua c'è un condotto. Guarda caso, immagino dovermi addentrare lì dentro, vero? C'è qualcuno che mi vuole confermare questo? Ok, questa mia ipotesi. Sì. Mi senti? Sono Watkins. Watkins? Che c'è? Il collasso più velocemente del previsto. E ora ha coinvolto anche il midollo. Quelle cose cercano di entrare. Aiutami! Qui siamo al sicuro. Raggiungici. Non posso! Il collasso ha causato una perdita di gas nei tunnel di accesso. Il mio respiratore è sul corazzato. Non potete inviare una squadra nei tunnel con un respiratore. Sì. Immaginavo. Allora andate a far culo. Ecco le ultime parole. Figurati, appunto, mettevano a repentaglio la vita di altri agenti per andarne a recuperare uno. Sarebbe stato stupido, tra virgolette. Stronzo, ma stupido. Allora, qua mi dice uscita B2 da quella parte dove ovviamente è tutto crollato. Per cui immagino che dovremmo trovare. Topo della malora. Dovremmo trovare un'uscita alternativa. Ok. Che sarà da questa parte, suppongo. Sì. Infatti è di qua. Io procederò, attraverso il condotto di areazione. Qualcuno ha scorreggiato? Io non sono stata, Ehi, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo riusciti dall'altra parte. Per fortuna. Uscita B2, procedere da questa parte. Di questa situazione, ragazzi, non mi sta piacendo per niente. Vediamo un po'. Oh, eccolo qui. Adesso potrò tornare a Union. E vai, evviva. Ippip urrà. Tutti insieme nei commenti. Ippip urrà. Forza, raga, ammazza e piantona, oh. Ammappate. Quella doveva valere almeno per tre, altro che per una. Qua abbiamo dei proiettili per pistola. Cosa meravigliosa. Qua possiamo aprire. Che cosa c'è? Parti di armi che io prenderò ben volentieri. E non c'è più niente, ragazzi. Per cui non ci resta che usare il PC. Raggiunge il municipio a Union. Ah, ok, sì, perché dall'uscita B2 ovviamente avremo utilizzato il terminale per raggiungere il municipio, che era il nostro obiettivo attuale, ovviamente, oltre l'uscita B2. Ci siamo già quasi, Già quasi completato il processo, perfetto, è andato abbastanza rapido, dovrei dire. Accediamo al terminale e raggiungiamo il municipio, ragazzi. Sono proprio curiosa di vedere cosa ci aspetta laggiù. Ecco fatto.
Ammazza. Dove sono? Nella cantina del municipio? Dove caspita sono? Ok, qua c'è un punto di salvataggio. C'è una... Oh, merda. Ah, per andare a Tizio Joy, eh. Altre risonanze, attenzione. Un'altra bella giornata. Non ricordo l'ultima volta che era nuvoloso o faceva freddo. Beati voi. Il tempo è sempre perfetto. Meno male. Sì, vabbè, poi raggiungeremo anche quel punto di interesse. Allora, qua c'è il mocciolo rosso, ragazzi. Una siringa che non posso prendere. Sinceramente non so se andarmi a potenziare adesso. Probabilmente, ragazzi, aspetterò di raggiungere almeno 10.000 moccioli, perché mi sembra un po' presto per tornare a Tiziana Joy. Per cui salverò la partita. Ecco fatto. E ci dirigeremo finalmente, ragazzi, all'esterno. Vediamo cosa ci aspetta là fuori. La musica non presagisce niente di buono. Ragazzi, si poteva aprire un cassetto? Davvero? Ah, ecco qua, altre parti di armi. Pensate, stavo per perdermelo. Là dietro c'è qualcosa? No, pare di no. Va bene, ragazzi. È permesso? Oh merda, il mondo si è spaccato in un assoluto caos. Sono un po' nervosa, vi dirò la verità. Devo fermare il bastardo e salvare Lily. Sì, quindi è lì che dobbiamo andare. Ok, la mappa ovviamente, ragazzi, non è tutta visibile. Bisogna esplorarla un po', direi. Sì, è lui, lo vedo, Seb. Lo voglio raggiungere anch'io, Seb. Corri, Seb. Merda. Porca vacca, miseria. Che cazzo è quella roba? Oh, siamo appena entrati nel capitolo 5, che si intitola In attesa. Quello è un obiettivo di una macchinetta. Ma non posso tirarmi indietro ora. Beh, certo che non puoi, Seb. Per cui direi di stare pronti a qualsiasi evenienza. La cosa mi puzza tantissimo. Non so cosa aspettarmi, sinceramente. Oh merda. Di qua non si passa però. Vediamo un po'. Waiting for you. Ti sto aspettando. Sto arrivando, stronzo. Devi averla scattata all'esterno del deposito. Ti aspetto, dice. Porca vacca miseria. Ma smetti di accecarmi o ti diverti con così poco? Che sta succedendo? What the hell? Ok, sta camminando da solo, ragazzi. Belli pezzi di persone sparsi qua in giro. Ok, è inquietante. Oddio no. Oddio no. 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 Marta. No, no, no. Ok, proviamo così. Oh, merda, miseria. Raga, è un casino. È un casino. Oh, merda, è cattivissima. È cattivissima. Ah, potrei usare anche un fucile di precisione quando... Ah! Quando la stordisco. Effettivamente, aspettate. Direi di metterlo qua. Vediamo di rifare lo stesso processo. Seb, muoviti. Per l'amore del cielo. Ok, proviamo così. Perché questo magari è più potente. Ok. Ricarica. Per l'amore del cielo, ricarica. Oh merda. Se corre così veloce, no. Ah! Tieni quella sega a posto. Oh merda, non l'ho colpita. Madre mia. Toma, prendi questo, stronza. Che fai schifo al cavolo. Toma. E stai
giù, bravo Seb, diglielo. Woohoo! Stavolta non si scappa, ragazzi. Ci abbiamo due palle grosse come due noci di cocco, vero Seb? Oh, ce l'abbiamo fatta, sono proprio orgogliosa. Adesso prenderò tutto il mocciolo che mi hai lasciato. Perfetto, 12.000. Adesso appena avremo la prima possibilità, ragazzi, di tornare a Tiziano Joy, ovviamente la prenderò al volo. Ok, spacchiamo pure sta scatola. Non c'era una cippa, niente, niente proprio lì. Minchia, sta trappola. Ma non possiamo più disattivarle le trappole. Sarebbe stato bellissimo, vabbè. Come non detto, l'importante è vederle prima di finirci dentro ed esplodere come... non lo so. Perché ti chiudi così all'interno? Sai, magari c'è qualche mostro pure qua dentro, non te ne sei reso conto. Non c'è niente di utile qua. Ok, un dardo esplosivo che non possiamo prendere. Non c'è nient'altro. Proprio niente di niente. Comunque c'è... ancora, ragazzi, la musica tipo da panico. Non capisco il motivo, sinceramente. Spacchiamo tutto quello che si può spaccare. Questo non possiamo prenderlo. Parti di armi, sì. Niente, allora, qua nient'altro. Intanto, prima di entrare in municipio, ragazzi, direi che appunto è il caso di guardarsi bene intorno. Ecco fatto. Niente, minchia, non c'è niente qua dentro. Perfetto, fucile di precisione. Almeno ne abbiamo recuperati un paio. Ok, qua non c'è niente. Vediamo dall'altra parte, ragazzi. Ok, parti di armi, prendile pure. Polvere da sparo. Vediamo se pure qua dentro c'è qualcosa. Attenzione, ho già visto il filo di una trappola, Seb. Vai piano, per l'amore del cielo. Eccolo qua, meno male che ci ho fatto caso. Proiettili per pistola non ci serviranno a niente, perché... c'ho il caricatore pieno, a quanto pare. C'è qualcosa? Scatola da spaccare. Sperando che ci sia qualcosa all'interno, ovviamente. Allora, polvere fumogena. Dopodiché niente. Questi cosa sono? È caduto qualcosa che potevo prendere. Ah no, forse devo calciare il barile. Ok, niente, nemmeno lì. E qua? Nemmeno. Minchia, ragazzi, cioè, ho preso una cosa. Niente, va bene, come non detto. Direi di tornare di qua, spaccare questa, prendere le parti di armi, fare attenzione alla trappola che qua è in bella vista. Minchia, quasi che ci sono cose. Continuano a darmi proiettili per pistola che attualmente non mi servono, sinceramente, perché è l'unica arma che non ho usato, tra l'altro, contro il mostro. Quindi siringa, niente da fare. Niente. Ok, polvere fumogena. E che altro? Niente, polvere fumogena e parti di armi. Qua dentro invece... ok, niente, non posso prenderli. Fucile a pompa, perfetto. Dardo esplosivo e dardo fumogeno. Ok, lì nemmeno c'è niente. Allora, ragazzi, direi di aver esplorato per bene il circondario. Non ci resta che dirigerci verso l'ingresso del municipio. Ok, i proiettili non mi servono. Dardo elettrico lo prendo ben volentieri. Entriamo. Oddio. Ancora vivo sto poveraccio. Ehi. Non ti stare mica per trasformare. Poverino, raga. Chi c'è? Tutto ok? Harrison, giusto? Non sono uno di loro. Chi sei? Tranquillo. Mi manda un Hill. Io... pensavo di essere l'ultimo rimasto. Sto cercando il nucleo. Dov'è? È qui. Primo piano. L'emettitore di campo stabile. Emettitore? Chi se ne frega? Sono qui per il nucleo. Devi attivare l'emettitore. Serve a stabilizzare la zona. Se non lo fai, Union collasserà del tutto. E il nucleo non importerà più. Attivalo. Il suo potere ne risentirà. Il suo potere? Intendi? Tieni. Usalo per attivare l'emettitore. Grazie, amico. È morto. Beh, già è tanto, forse che è sopravvissuto fino adesso. Mel Harrison ti ha dato questo comunicatore prima di morire. A quanto pare può essere usato per avviare l'emettitore di campo stabile. La squadra si assottiglia. Mi sarebbero servite più informazioni, però. Non avere paura, Lily.
ti troverò. Sì, sì, ti troverò. Ho salvato la partita e il mio obiettivo è di cercare di attivare l'emettitore campo stabile al primo piano del municipio. Perfetto, guardiamoci prima un po' intorno. Vediamo se c'è qualcosa che può tornarci utile. Ok, qua intorno niente ragazzi, solo qua dentro. Siringa niente, polvere fumogena e polvere da sparo. Qua dentro cosa c'è? Un'altra siringa, minchia, siringhe a go-go. D'accordo, allora guarda caso, verso questa porta ci sono petali o sono gocce di sangue? Non riesco a distinguere. Aspettate un attimo, che qua possiamo andare sia a sinistra che a destra e la cosa non mi piace molto, sinceramente. C'è molto vasto sto posto. Permesso? C'è nessuno qui? Ok, c'ho proiettili per fucile a pompa pieni, ragazzi. Qua posso aprire. Prendiamo il fusibile, che sempre ci può essere utile. Qua non c'è nient'altro, qua non c'è nient'altro. Perfetto, se vado di qua. Qua c'è, ok, una specie di rifugio, diciamo così. Qua c'è un piano da lavoro. E che abbiamo ancora poche parti di armi, ragazzi, effettivamente. Beh, aspetterò di raccogliere, penso, più parti di armi per potenziare le armi stesse. Dopodiché mi creerò 4 cartucce per fucile di precisione. Il dardo per scarica elettrica direi che è abbastanza importante. E nient'altro, ok. Rimaniamo così. Salvo qua la partita. Non so ragazzi se andare qua sotto sinceramente. E poi sì vabbè, a sto punto visto che ci sto vediamo cosa c'è. Disturbo? Ok, qua è chiuso ragazzi, quindi è bloccato comunque il passaggio, per cui niente da fare. E prima di entrare qui, che suppongo che sia la porta principale dove dover andare, direi di andare di qua. Un'altra macchinetta fotografica. Ok ragazzi, nemmeno qua c'è niente. D'accordo, soltanto proiettili per pistola che non possiamo prendere. Perfetto. Andiamo qua allora. Oh mio. Oddio. È il suo modus operandi. Non è lontano. Sì, il suo modus operandi è super riconoscibile, oserei dire. Chi è che crea dei campi? Paradosso spazio-temporale per immortalare le proprie vittime. L'hai mai visto da qualche altro serial killer? Io direi di no. Minchia, sto posto è pieno di macchinette fotografiche, ragazzi. Scusate? Disturbo per caso? Non sarebbe mia intenzione, sapete, ma sto cercando mia figlia e vorrei tanto tanto recuperarla, sapete, per portarla via da questo posto di incubo, eccetera eccetera. Insomma, so che voi capirete, siete persone ragionevoli, vero? Sì sì, specialmente tu, caro serial killer fotografo. Oh mio Dio, sta andando di sopra ragazzi, non so come sentirmi a riguardo. In pessimo stato mi sento. Non mi piace per niente tutto questo. Per niente. D'accordo? Ok, qua c'è niente. Possiamo entrare? E questo cos'è? Non lo so, se non mi fai vedere. What the fuck? È tipo una specie di set fotografico. What the hell? Aspettate allora, prima di indagare lì, prendiamo questo. Rose, per quanto questi fiori siano splendidi, hanno qualcosa di strano. Il tuo istinto ti suggerisce di fare particolare attenzione con le spine. E quest'altro oggetto qua? Madonna. Questa collana dall'aspetto costoso è ornata con una grande gemma, serve a dire con un grande smeraldo alla faccia. Va bene, non ci resta che... Questa macchina è vecchissima. Significherà qualcosa. Una di quelle macchine, ragazzi, che ti copri per guardare all'interno dell'obiettivo. Di sicuro adesso guarderemo all'interno e vedremo una cosa orribile. Regola messa a fuoco. Niente. Così. Oh, mi sfugge qualcosa. Ah, aspettate un attimo. Devo allestire il set. Ah, posso ruotarlo il manichino. Perfetto. Così dovrebbe andare bene, mi auguro. E le rose? Possiamo ruotare anche le rose? No, ok. Solo il manichino. Ok, direi di lasciarlo così. Che figa sta cosa, interessante, eh? Mi piace un botto. Adesso sì. Ok. Ok.
Che figata sta cosa, ragazzi. Ah, mi è piaciuto un botto. Interessante sta cosa. Ok, le porte sono inaccessibili. Appreciate the art. Quindi apprezza l'arte. Possiamo indagare? Apprezza Ok. l'arte. Ok, se mi serve a capirti Sicuro? meglio, starò al gioco. Certo. Un pessimo presentimento. Un pezzo di giornale, vediamo un po'. Allora è lui. È lui, fotografo, no? Vediamo un po'. Interessante sta cosa, ragazzi. Me lo ricordo. È un caso irrisolto. Sarà lui, si sarà rinchiuso qua dentro per sfuggire, non lo so, qualcosa. Comunque qua il muro si è chiuso, non so se ci avete fatto caso. Ok, è chiusa anche questa. Chi può creare questa roba? Un pazzo maniaco, Seb, che cosa ti aspetti? Scusa. Ok, forse devo guardare i vari quadri, ragazzi. Perché mi ha detto apprezza l'arte. Vorrà che io guardi tutti i suoi quadri, no? E vediamo questo anche. Bello, ci sono sempre di mezzo dei fiori, ragazzi. È molto strana questa cosa. Sarà una specie di mania. Mi è sfuggito qualche quadro ancora, mi sa. Ce n'è uno qua. Speriamo sia l'ultimo. Non so cosa fare ancora, eh. Che è stato? Ah! La luce rossa ha proprio in voglia di avvicinarsi, eh. Mi ha fatto prendere infarto, Dio santo. È Lily. Lily, quel bastardo si prende gioco di me. Minchia. Chi è? Chi è? Non c'è nessuno in casa. Pupazzo. Chi è? Incoraggiante, direi. Ci entrerò lo stesso. Oddio, oddio. Oddio, raga, non mi piace perché non vedo niente. Oddio santo! La porta che si è chiusa adesso? Oh merda, che è sparita! Conservata da un nitrato d'argento, come una mosca nell'ambra. Meraviglioso. Sì, certo. Hai perfettamente ragione tu, guarda. Ah, ecco. Perché la cosa si sta facendo abbastanza inquietante, ragazzi, arrivati a sto punto delle cose, eh. I manichini poi non aiutano. Mai aiutano i manichini. Ehi, che c'è qua? Vedila un po', Seb. L'operatore Mobius nell'atrio del municipio, trasformato in un'altra opera sospesa nel tempo, poveraccio, se non era già morto prima di essere buttato giù, lo sarà, semmai atterrerà. Mamma mia. Poveraccio, ragazzi. Un'altra. Ma perché? Seb, tante domande a cui probabilmente potremo mai rispondere. C'è qualcosa dietro sti armadi, ma... Ah, possiamo andare dietro, guarda caso. Mi fai prendere la pianta. Grazie. Non posso aprire. Ah, sì, posso aprirlo. Parti di armi e che altro? Sembrerebbe nient'altro. Bene, me ne vado. Ok, raga, io comincio a non reggere l'ansia, eh. Chi è? Sei tu? Guarda lo stronzo. Oh mio Dio.
Non reggo più l'ansia, ragazzi, tanto. Sto cercando di mantenere la calma, ma... No, 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 no! Non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Perché mi fai fare tutto questo? Dove vuoi arrivare? Dove mi stai portando? A fare cosa? A reagire come? Va bene. Entrerò anche in questa ennesima porta, va bene? Cosa c'è lì? Cos'è? Ah, la rosa, la collana e il manichino di prima. O sbaglio? Oh, cos'è? Oh! 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 Una scena infernale, ragazzi. La descriverei come orribile. E tutti sembrano dirigersi verso questa porta. Questo cos'è? Scritto di fretta su un biglietto elegante, troppo belle per lasciarle in mezzo alla strada. Dovevo esporle. Vorrei potermene assumere il merito, ma è confortante sapere che non sono l'unico artista qui dentro. In che senso? Io non... La cosa comincia a diventare insostenibile, ragazzi, perché cioè ridiamo, scherziamo, però davvero... Oh merda, davvero lo dico, che questo era il set di poco fa. Adesso perché è tutto sfragnato? Non lo so, non ci terrei neanche tanto a scoprirlo, sinceramente. E perché qua mi riempiono tipo di munizioni e di tutto il resto appresso? Non è molto incoraggiante. Questo mi sa proprio di boss fight. Deve essere l'emettitore. Ah, io arriverò qua. Autorizzazione richiesta. Connettere un terminale autorizzato. Ce l'ho il terminale autorizzato. Ce l'ho. Terminale. Esatto, sì. Deve essere il comunicatore. Muoviti, Seb, muoviti. Sequenza di riavvio avviata. Ah, ci vorrà tempo. Guarda caso. Ancora? È da così tanto tempo che mi cerchi. Perciò eccomi qui. Aspetta. Non è me che stai cercando, vero? No. È la bambina. Dovrei essere offeso. Ma come potrei? Tu non sei l'unico che vuole il suo potere. C'è qualcun altro, qualcuno che lo merita di più, che può offrire ricompense oltre la tua immaginazione. Spiacente, ma la sua offerta è più allettante. Oh. Paura. Riesco a sentirla. Una meraviglia, ma ancora incompiuta. Io sono Stefano. Era il mio. E tu ora sei la mia arte. Oh mio Dio, no, che intenzioni hai, oh. Figlio di puttana! Dell'emettitore. Dove è andata? Via! Merda! No, aspetta, devo rimettere il fucile di precisione. Merda, è servito a poco e niente, perché... Non funziona. Devo trattenerlo fino all'attivazione dell'emettitore. Aaaaah! Vai, sembra conci tu madre! Stai fermo lì? Fermo lì! Se
70 secondi. Fermo lì, oddio, cerchiamo di usare pure un po' la... Oh, la pistola... Ah! La pistola, perché... Iniziamo con un minuto. No, ehi! Ehi! Ah, merda! Oddio, oddio. Oh! Oh! Ok, approfittiamo. Dove vai? Ah! Porca pupazza! Lasciami stare. Minchia, Seb. Sempre a ricaricare, Dio santo. Vabbè che ci sta, eh. Vieni qua. Oh! No, 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 no. Ok, ragazzi, dire che... No! No! Dire che è inquietante è dire poco. Ehi! Dove vai? Vieni qua. Spara, Seb! Minchia! Possibile che rimango sempre a secco, Dio santo! Usiamo questo, approfittiamo. Ok. Ok. Madre mia, sempre a secco! Ecco qua. Minchia, lo sto odiando tanto, 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 eh. Vieni qua, minchia, mancavano 10 secondi. Ma dov'è? Ecco qua. Ovviamente dove... Ah, mi sta inseguendo! Oddio, è una cosa che non sopporto io quando qualcosa mi insegue. Dov'è? Si carica, va. Ce l'abbiamo fatta. Di regola. Mamma mia. Oh, e basta. Procedura di stabilizzazione completata. Fantastico. Non sono morto, ma ora che faccio? Deve aver portato Lily con sé. Ma dove può essere andato? Devo aggiornare Kidman. Sì, ma non adesso, l'aggiorneremo la prossima volta, ragazzi. La puntata di oggi finalmente, ragazzi, ha visto un pochettino più di azione. Scopriremo cosa fare la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione, un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!